Siamo nella sede del Consiglio d'Europa qui a Strasburgo, oggi giornata internazionale contro l'islamofobia. L'organizzazione internazionale con 46 Stati membri ha prodotto un interessante documento. L'anno scorso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che dichiara il 15 marzo giornata internazionale per la lotta all'islamofobia. Al Consiglio d'Europa consideriamo questo importante sviluppo come un passo risoluto della comunità internazionale nella lotta contro il razzismo e l'odio contro i musulmani. Lo afferma in un articolo intitolato Un'Europa della Fraternità Alexander Bussen, rappresentante speciale del Segretariato Generale del Consiglio d'Europa sull'intolleranza antisemita, antimusulmana e altre forme di intolleranza religiosa e crimini ispirati dall'odio. L'Europa è orgogliosa di essere un luogo di rispetto dei diritti umani, aggiunge, il luogo in cui gli individui godono delle loro libertà, mentre le loro diversità e uguaglianza sono rispettate e garantite. Ursula aggiunge, questi valori riguardano tutti gli europei, indipendentemente dalle appartenenze religiose. Ursel afferma ancora, i musulmani sono parte integrante dell'Europa, sono europei quanto coloro che appartengono ad altre religioni europee tradizionali, il cristianesimo e l'ebraismo. Per il Consiglio d'Europa sono mesi cruciali. Dopo l'aggressione all'Ucraina, la Russia è stata espulsa dall'organizzazione internazionale che con i suoi 46 Stati membri abbraccia tutto il continente. Il 16 e 17 maggio prossimi, i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri si ritroveranno a Reykjavik, capitale dell'Islanda, per guardare al futuro del Consiglio d'Europa.